e alle ore 7.30 lasciamo una delle due macchine al rifugio del diavolo. Arrivati quasi al valico, alla portata del rifugio pesca di Iorio, che osserviamo lì dove spunta anche Alessandro, e gli spunta un fiore in bocca. Sì, eh? Non un corno. Quello in testa, non in bocca. Qui siamo nei pressi del valico di Valcallano, siamo ancora sull'R7. E tra poco imbocchiamo il vallone dell'acquaro. Io avrei preferito il vallone del vinaro. Oggi ci accontentiamo. Però visto che siamo giunti al valico e il tempo permette, andiamo ad osservare anche il Monte Velino, la sottostante piana del Fucino, che come quasi sempre accade è piena di foschia o addirittura nebbia, comunque ci permette una discreta visuale. Siamo quasi arrivati ai prati d'Angro, cominciamo a vedere la punta del Marcolano. Ecco qui gli ultimi tratti. Siamo nel cuore, nel bel mezzo del clou dell'escursione di oggi. Siamo nel bel mezzo della magnifica faggeta della Valle Cervara. Tempo di allenamento 3 ore 0 secondi. Ora ore 10 e 47. Distanza 9,70 km. Altitudine 1391 metri. 549 calorie. Bene. Abbiamo ascoltato anche in diretta la voce del nostro navigatore, che ci ha fatto il sunto fin qui della nostra escursione. Siamo all'incirca a metà, o poco più della metà, della nostra magnifica passeggiata nelle valli tra Pescasseroli, Villa Vallelonga. Guardate qui che cos'è questa Valle Cervara. Ci mancano quasi soltanto i cervi, anche se io c'ho sempre un grande animale qui con me, eh. Io sono incerpiato. Allora, abbiamo quasi superato il tratto a tre quarti della valle, quello più ripido, dove le ultime svolte ci hanno fatto sudare le fatidiche sette camicie. Alessandro, solo due. Manco questo. Hai capito? Manco uno. Non manco sudati oggi.
Sto disgraziato. Vabbè, ci stiamo affacciando al Monte Marcolano, dove la valle si apre e ci dà la possibilità di osservare appunto l'antistante Monte Marcolano con la cresta che lo collega alla Rocca Genovese. Eccolo qua. Questo è il panorama, ragazzi. Guardate che bello che è. Scusate se è poco. Scusate se è poco. Ma noi più di così ci potremmo anche attrezzare, però. Sappiamo che dire, insomma. Io direi di far trovare qui sopra anche due belle ragazzotte. Possibilmente. Qui su questa arroccate, su questa roccia, qui. Vediamo un po' che sta faccia qua. Ah, io bello. Guardiamo un po' che succede. C'è solo un bello affaccio, eh? Vieni qua, bello. Vediamo che succede qui in basso. Oh, ragazzotti miei, guardate qui da dove i sottostanti prati d'angro e la bellissima valle Cervara che stiamo percorrendo. Veramente una cosa magnifica oggi, eh? Proseguiamo verso la sorgente Puzza. Oggi con sto caldo chissà come puzza sta sorgente. E vabbè, per quanto siamo arrivati con la massima circospezione alla sorgente Puzza. Già se l'è preso il caffè, eh? Corra? Il caffè mi sa che già se l'è preso. Già se l'è pigliato. Forse siamo arrivati in ritardo stamattina, eppure glielo volevo quasi offrire in cambio se faceva fare una foto. Vabbè, intanto comunque siamo arrivati alla oramai mitica sorgente Puzza, che poi perché abbia questo nome non c'è dato di sapere, ma tant'è. Ecco qua. Vabbè, allora se è vero quanto è vero che l'orso non ha preso il caffè alla sorgente Puzza, oggi noi qui appaiati proprio qui in questo posto abbiamo mangiato come due cinghialotti. Come due cinghialotti. E adesso che facciamo? E adesso guarda, riscendiamo da questa bella traccia qui giù dal mitico vallone Lampazzo, che è un nome, che è un tutto un programma. Continua la nostra passeggiata ridiscendendo il vallone Lampazzo. Ragazzi, allora anche oggi una bellissima cavalcata tra le valli del nostro Parco Nazionale d'Abruzzo, tra Pescasserole e Villa Vallelonga, in questo video che spero vi siate gustati, dal titolo Tra Pescasseroli e Villa Vallelonga, episodio numero 2. Siamo tornati
al rifugio del diavolo, dove questa mattina intorno alle ore 8:30 circa abbiamo lasciato la macchina, una delle due, e dopo 5 ore e mezza, circa 17 o 18 chilometri tra queste stupende vallate, siamo tornati qui